Secondo me dovrebbe essere governata tutta la sanità, perché il problema numero uno, a mio parere, sono in controtendenza, non è la mancanza di denaro, è la mancanza di governo. Non è che ognuno faccia come gli pare, ma non siamo troppo lontani, e per ognuno intendo ovviamente i privati, le aziende private, ma spesso anche alcune non poche aziende pubbliche. Anche il mondo della sanità privata dà il suo contributo sul futuro del sistema sanitario nazionale. Alla luce di risorse sempre più esigue, il faro deve rimanere sempre e comunque la qualità delle prestazioni sanitarie in un paese che viaggia evidentemente a diverse velocità. La miglior cura ospedaliera di una larga parte dell'Italia del Sud è il treno, o l'auto o l'aereo, cioè un qualunque mezzo che li porti a nord per ricoverarsi e di solito per interventi chirurgici. Non è giusto. Io lavoro al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo, noi lavoriamo moltissimo con persone che vengono da fuori regione, anche da nord, ma prevalentemente da sud. È evidente che se fanno 500-800 chilometri per operarsi non si fidano del luogo dove vivono. Questa è un'altra ingiustizia. Voi siete la riprova però che appunto sanità pubblica e privata possono collaborare, e questo può non pesare sulle tasche dei cittadini. Certo, cioè noi insomma penso che siamo la prova vivente. Noi facciamo, noi Centro Chirurgico Toscano, una quantità di interventi, di interventi con anestesia generale, insomma in sala operatoria, mi risulterebbe addirittura leggermente superiore a quella dell'ospedale di Arezzo, con una, la qualità non sta a me giudicarla, ma con una complessità che è nettamente superiore, e questo purtroppo non è una mia opinione, ma è un dato oggettivo, perché c'è un modo per misurare la complessità degli interventi. E la nostra complessità media non è piccola. Che vuol dire? Che in Toscana, dove certamente la sanità privata è la meno amata tra le regioni d'Italia, però è comunque possibile collaborare con la sanità pubblica e essere una sanità, appunto, senza aggettivi. Chi sta male non gliene frega nulla se chi ti cura è un medico pagato da un imprenditore privato o pagato dalla sanità pubblica. Basta che ti curi bene e in una maniera che non ti svuoti il portafoglio.